Deborah Novellino, ho 24 anni e sono il difensore della Sampdoria Women. Sono un terzino molto veloce e gioco molto in anticipo e mi piace il dribbling. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 4 anni grazie a mio padre e a mia madre che mi hanno subito inserita nella loro scuola calcio. Inizialmente volevo fare danza, però poi vedendo giocare anche i miei fratelli ho deciso di andare al campo ed iniziare così la mia carriera calcistica. Parlando professionalmente è iniziata a Bari e l'ho condotta per 7 anni. Lì ero anche vicino a casa perché comunque Bari, Pulsano, dista più o meno 100 km, quindi ero molto vicino alla mia famiglia. Ho deciso di venire alla Sampdoria perché il progetto era molto valido, la squadra era una squadra nuova e sicuramente quest'anno faremo molto bene. Con le compagne mi trovo molto bene perché comunque sono una ragazza solare. Col mister, con i vari mister anche, dato che provengo da una piccola società, mi sono ritrovata in una grande società e mi sto trovando bene. Mio padre Giuseppe è un ex calciatore della Fiorentina e del Torino e lui ha una scuola calcio a Pulsano ed è la scuola calcio dove io sono cresciuta per tanti anni. Mio zio Walter Novellino è un ex allenatore della Sampdoria, infatti ha allenato qui per vari anni. Lui molto spesso mi chiama e mi dà tanti consigli perché ci tiene tanto a questa maglia, ma ci tiene tanto anche a me. Quindi mi sta aiutando anche molto perché per ogni cosa lui c'è sempre. Nel 2016 ho partecipato al concorso di Miss Italia e ho vinto anche la fascia come Miss 365, la prima Miss dell'anno. La donna nel calcio dovrebbe essere vista con occhi diversi perché comunque va bene che giochiamo a calcio, però siamo pur sempre donne e siamo tutte belle a modo nostro. Noi vogliamo essere noi stesse e andare avanti per la nostra strada. La prima partita di campionato l'abbiamo vinta contro la Lazio, poi abbiamo giocato contro il Milan, è stata una vera battaglia in campo e poi contro il Sassuolo diciamo che abbiamo mollato un po' le redini, però alla fine stiamo aspettando di giocare contro il Pomigliano per dare il meglio di noi stesse. Il mio sogno più grande nel calcio è arrivare in nazionale maggiore, ma soprattutto crescere sempre più perché le giovani d'oggi sono sempre più forti e io sono già arrivata a 24 anni, quindi devo migliorare ancora di più per far sì che il mio ruolo in una squadra sia fondamentale. Ho avuto modo di ascoltare la canzone della Sampdoria, Lettera d'Amsterdam, e a me, siccome piace cantare, la canto spesso con le mie compagne. Chissà come adesso la domenica con lei, dimmelo tu, che puoi sentire i brividi che dà, dille che io non l'ho tradita, che io non l'ho dimenticata mai, ed è per questo che ritornerei.